buongiorno e ben arrivati cari amici di Gilda TV. È suonata il 5 settembre la prima campanella per gli studenti dell'Alto Adige. Da domani ritorneranno a scuola gli studenti di Abruzzo, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Trentino, Piemonte, Veneto e Lombardia e nei giorni successivi entreranno in classe anche quelli delle altre regioni. Ma il diritto all'istruzione nel mondo non è garantito a tutti, denuncia l'organizzazione non profit EPCOD. A 64 milioni di bambini la povertà ruba l'infanzia, impedendogli di andare a scuola. In Italia, secondo il rapporto di Save the Children, è in crescita l'abbandono scolastico, che ha raggiunto il 12,7% a livello nazionale, con punte più alte in Sicilia 21,1%, in Puglia 17,6%, 16,4% in Campania e il 14,1% in Calabria. E lo scorso anno scolastico, denuncia Sara De Carli del numero Vita di settembre, 82.000 studenti della scuola superiore non sono stati ammessi agli scrutini per le troppe assenze. Un confronto sui temi dell'istruzione e formazione si è tenuto a Roma l'8 settembre, nella sala convegni Roma Eventi, tra politici e sindacati della scuola. La Gilda, rappresentata dal coordinatore nazionale Rino Di Meglio, ha chiesto ai politici presenti una retribuzione decorosa, meno pressione burocratica, una seria stabilizzazione dei precari e concorsi meno nozionistici e più seri, non basati su test che spesso sono indecorosamente sbagliati. Rino Di Meglio. Io, per concludere, darei la parola a Rino Di Meglio della Gilda. Ci vuole dire quali sono le tre priorità dei sindacati? Beh, la prima cosa è facile, è molto facile. Abbiamo un contratto aperto all'ARAN, siamo stati a perdere un po' di tempo anche ieri e quindi io ho sentito stamattina balenare, non da quelli dell'opposizione ovviamente, ma di quei tanti che sono stati al governo in questi anni, miliardi che girano, ogni tanto resto meravigliato, 10 miliardi di qua, 5 di là, dico sarebbero bastate poche centinaia di milioni per rendere più decoroso il contratto di cui stiamo discutendo. Speriamo, quindi non parliamo di miliardi e miliardi, speriamo che almeno questo si realizzi nelle prossime settimane, parliamo di settimane, non di mesi, per poter chiudere decorosamente, perché lo stipendio europeo, siamo tutti realisti, nessuno se lo aspetta dopo domani, ma almeno più decorosamente. Poi, la seconda cosa, mi piacerebbe cominciare a vedere la politica meno ideologica e più pratica, no? E cioè certe cose si possono fare tutti insieme, basta ascoltarsi e basta essere pratici. Io resto allibito a sentire il dibattito sulla scuola dell'infanzia obbligatoria o meno, ma scusate, io sono un povero pratico e dico, ma facciamo in modo che almeno ci sia, visto che abbiamo zone del paese dove non c'è proprio, no? E allora prima ce l'abbiamo e poi discutiamo come utilizzarla, perché se non ce l'abbiamo proprio diventa così, quelle cose filosofiche e ideologiche. La terza cosa semplice, che non costa nulla, vorremmo, siccome parlo soprattutto per gli insegnanti, vorremmo una scuola con meno burocrazia, con meno cose che non c'entrano nulla con i nostri alunni e poter dedicare a loro le nostre migliori energie. Lo streaming della tavola rotonda La scuola merita di più su gildatv.it. Il 7 settembre c'è stato il primo incontro all'ARAN per il rinnovo del contratto 2019-2021. Di Meglio commenta con queste parole la proposta che è stata fatta dai sindacati. Riteniamo che sia necessario altre risorse da destinare all'aumento della retribuzione dei docenti, perché con un'inflazione galoppante che ormai ha raggiunto il 9% non è possibile accettare un incremento del 4,2% per un triennio contrattuale, tra l'altro già scaduto, e senza aver stanziato ancora nulla per quello che sta per iniziare. Pesanti riserve sono state espresse dalla Gilda anche per la parte normativa, dove l'inasprimento delle sanzioni mette a repentaglio la libertà di insegnamento. Disastro supplenze. La promessa del ministro Bianchi, tutti in cattedra entro il 1 settembre, è stata completamente disattesa. Molte province non hanno ancora pubblicato le assegnazioni perché gli uffici scolastici sono inondati da ricorsi contro gli errori nelle GPS. La procedura informatizzata e l'algoritmo si sono dimostrati inaffidabili, incapaci di portare a termine procedure corrette mettendo a rischio l'avvio dell'anno scolastico.
La digitalizzazione deve essere uno strumento per agevolare le operazioni, sostengono i sindacati. Quando diventa fonte di ingiustizie, forse sarebbe meglio tornare momentaneamente alle assegnazioni in presenza, come peraltro sta avvenendo per il personale ATAM. A Prato, i docenti, dopo aver firmato il contratto, si sono visti annullare gli incarichi perché le graduatorie devono essere rifatte. In Campania, nell'incontro con le delegazioni sindacali che hanno organizzato un presidio di protesta davanti all'ufficio scolastico regionale, il direttore Ettore Acerra ha comunicato che sono stati corretti 5.983 punteggi delle GPS, trattate 6.400 posizioni e autorizzati per il sostegno ulteriori 800 posti in organico di fatto per la provincia di Napoli. Si apre un nuovo anno scolastico e a Soave la Gilda di Verona ha organizzato un convegno di formazione per RSU e TAS. Antonella Gullotta. L'incontro si è incentrato sul ruolo delle RSU nella contrattazione, sui loro diritti e sulle loro prerogative. Il tema delle relazioni sindacali e della contrattazione è stato oggetto di approfondimento insieme a quello delle risorse per il miglioramento dell'offerta formativa. Un ulteriore tema molto apprezzato dai partecipanti è stato quello della formazione dei docenti, anche molto attuale. La coordinatrice ha sottolineato la necessità che al tavolo della contrattazione le RSU e i terminali associativi della Gilda degli Insegnanti portino avanti le nostre idee, differenziandosi nel merito e nel metodo dagli altri partecipanti. Pensioni. La domanda di cessazione dal servizio a partire dal 1 settembre 2023 del personale della scuola deve essere presentata entro il 21 ottobre attraverso la procedura istanze online. Il 31 agosto 2023 è la scadenza invece della domanda per chi è interessato ad accedere, dopo aver ottenuto il riconoscimento dall'INPS, all'APE sociale o alla pensione per i lavoratori precoci. A fine mandato, il ministro Bianchi si è affrettato ad anticipare la riforma degli istituti professionali prevista per fine anno, mentre ha disatteso la pubblicazione dei decreti attuativi per le nuove modalità di reclutamento che doveva avvenire a luglio e non ha bandito il concorso straordinario BIS e il concorso per i docenti di educazione motoria nella scuola primaria che quest'anno entreranno per la prima volta nelle classi quinte, con incarichi non a tempo determinato come promesso, ma annuali. Si sono concluse le indagini che vedevano coinvolta con l'accusa di corruzione l'ex capo del Dipartimento del MIUR, Giovanna Boda, che ha ammesso di aver accettato soldi da un imprenditore per agevolazioni in appalti. Anche per oggi è tutto, vi auguriamo una buona domenica!